E io sono veramente molto contenta di dedicare oggi la nostra puntata ai cavernicoli. Chi? Buon pomeriggio, i cavernicoli. I cavernicoli arrivano dopo 40 anni, sono ancora qui. Di corsa, di corsa. Ragazzi, salve. Buon pomeriggio. Salve a tutti, buongiorno. Ivan, sono sempre uguali. Ma chi sono? Nico, buon pomeriggio. Leandro, buon pomeriggio. E Gigi Nobile, Che cioè, perché Gigi Nobile? Sono... Scusa, perché gli altri che sono? Non sono nobili? Scusa. No, perché Gigi è uno di quelli il cui nome va pronunciato assieme al cognome per tradizione. È vero, sì, dai, Gigi non Nobile. Si dice Nico Marino o Leandro Parlavecchio, che nessuno dice, però Leandro... Mi chiedevo. Sì. Oh, ci ha portato il bambino. I piedi in Inghilterra si misurano in pollici. Hai ragione. Senti Nico, tu che sei uno studio, uno storico, è vero che prima gli anziani dicevano con rispetto parlando quando si rivolgevano? Con rispetto parlando oppure nella versione un po' più vernacolare, parlando con educazione. Ah, parlando con educazione, questo non... Allora, sono 40 anni di attività per i cavernicoli. Sì. È vero. Già sono un po' di più, perché devo dirti che noi... teniamo come data di inizio della nostra attività, anche se potremmo risalire a qualche mese precedente, però risaliamo alla inaugurazione del locale che avevamo a Cefalù, che si chiamava La Caverna, che è stata inaugurata esattamente il 20 dicembre del 1967. Quella è la data in cui inizia il nostro quarantesimo anno di attività. Mi mancavano le sue traduzioni, lo non so, sentivo da tempo. Anche il pubblico straniero ha noi ce l'abbiamo. 40 years old. Tutti i cittadini del mondo, abbiamo un sacco di stranieri, no Ivan? Qui. Sì, terribili. Quindi nasce questo posto bellissimo, La Caverna, che rappresenta anche un luogo di ritrovo per tanti artisti. E noi salutiamo come posto, perché devo dirti... Che cosa c'è al posto della Caverna? La Caverna. Abbiamo convinto, devo dirti questo. Si rinnova tutto, diciamo. Abbiamo convinto un gruppo di ragazzi molto simpatici e significativamente organizzatori di festicciuole, di manifestazioni allegre, teatrini, eccetera, a costituirsi. Non alla polizia, ma a costituirsi in associazione. Ah, quindi si chiamano gli Amici della Caverna e hanno questo club privato, così come era il nostro, lì nei locali dove noi avevamo. Senti, allora sono passati poco più di 40 anni. Ivan, sono storici. Veramente rappresentano alla grande il cabaret italiano. E forse non tutti ricordano che questi signori hanno delle esperienze straordinarie fatte nelle reti nazionali. Avete fatto delle trasmissioni radiofoniche per la RAI, bellissime, di grande successo. E oggi ci divertiremo a ripercorrere un po' le tappe più importanti, no? Voi siete stati veramente coronati da grande successo. Vi siete allontanati per un periodo da Palermo, dalla vostra cittadina. Io ho sempre pensato che Cefalù abbia una spanna in più. È vero Ivan? No. Perché? Tu hai pensato? Io dico, sì, non perché voglio... è una cittadina straordinaria. Ha ragione, perché, Ivan, di pensare questo, perché chi non la vive non può capire che c'è questa spanna in più. Sì, no, ma sai chi non la vive? Perché io la vivo da spettatrice, nel senso che non ma vivo. Ma non la vive nemmeno come spettatore, No, io da spettatrice pure la vivo. Da spettatrice è bellissima. Da spettatore invece? No, Cefalù è molto bella, però ogni scarafone è bella a mamma sua, però dico, non ha importanza il luogo, ma ha importanza il personaggio. Invece credo che sia importante come è un po' gestito il luogo a quel punto. C'è da dire che nel periodo in cui noi siamo nati ci affacciavamo nel panorama turistico cefaludese, era il momento in cui cominciavano a nascere già i primi gruppi cabarettistici. Voglio ricordare che noi non siamo come gruppo il più antico di Sicilia. Prima di noi, parliamo di un 7-8 mesi, quasi di un anno, prima di noi ci sono i Travaglini. Sì. E noi deteniamo il record, se possiamo chiamarlo così, che fra i gruppi che sono in attività ancora, siamo quelli di più antica costituzione. Ecco, perché voi però ancora... Però io ricordo che quando noi abbiamo conosciuto il mitico... Giorgio Libassi, Giorgio lo abbiamo conosciuto mentre era cliente nostro alla Caverna, improvvisamente si alzò ecco, e si mise a recitare una cosa incredibile che poi
ci ha fatto morire all'ermità. Senti, comunque, appunto, come dicevo prima, questo posto era frequentato, no? da tanta gente, da tanti artisti. Ne vogliamo citare una con cui voi avete poi stretto una bella e affettuosa amicizia, Rosa Balistreri, per esempio. Sì, no? Rosa è stata una delle nostre più care amiche, e tra l'altro è stata una delle persone alle quali abbiamo avuto il piacere di dedicare in uno dei nostri LP una canzone molto bella che è I Pirati a Palermo, e che abbiamo fatto per lei, ormai scomparsa, devo dire, e Ignazio Buttitta, al quale ci legano ricordi dei nostri inizi, perché l'inizio della nostra attività poggiava anche su basi folcloristiche, anche perché il nostro primo LP aveva questa angolazione di musica folk. Voi avete folk, inciso anche diverse cose. In un momento in cui il folk, stiamo parlando del periodo dell'Ua Fogarina, in cui andava molto il folk, e quindi diciamo i colleghi, dicendolo in maniera esagerata, perché erano per noi grandissimi nomi, con i quali dividevamo il palcoscenico, erano Rosa Buttitta. Rosa Balistreri, Rosa Balistreri, Ignazio, una fusione Buttitta, tra Ignazio Buttitta e Rosa. Otello Profazio, quindi erano tutti, come dire, componenti di quel cast, di quel panorama nazionale della musica folk. Io devo spendere due parole, perché di fatto che li conosco, e comunque sono nati molto prima che nascessi io, però dico, quello è l'invidia che provo, perché il periodo storico loro era molto il fermento, le cose belle che nascevano in quel periodo che poi sono rimaste. Ma la cosa che io loro, il merito grandioso che hanno è l'umiltà. Per quello che hanno fatto da sempre, hanno sempre dimostrato di essere umili, di essere solari, di rappresentare la Sicilia bella. Cioè, se uno li incontrava per strada, comunque ci parlava, non c'era mai questo i VIP. Senti, io credo che sia una cosa che vi differenzia da tutti i giovani cabarettisti. Li voglio mettere tutti insieme, no? La prima esperienza nazionale, poi si sta sempre lì a citarla. Adesso racconteremo tutte le cose belle che avete fatto voi invece. Intanto vorrei dire una cosa che non abbiamo ancora detto. Qualcuno vi starà guardando e dirà, ma manca qualcuno, Sì, noi no. Che ero abituata ad ospitare qui nel nostro studio, e ho la speranza di tornare ad ospitare. Noi abbiamo, per chi ancora non lo sa, ahimè, c'è Pio, il nostro concavernicolo, che non sta molto bene. Che tutti ricordano che non sta molto bene. E che è la nostra voce solista, la persona per la quale sono stati anche scritti molti dei testi delle canzoni che noi abbiamo fatto nell'LP, nei nostri LP. Gigi non è un estraneo, no, Gigi è nato con noi nel lontano 1967, la sua attività noi lo chiamiamo amabilmente Gigile, perché lui è Gigile umano. Ma lui è un architetto, per esempio, non tutti lo sanno, tu sei uno storico, lo abbiamo detto. Sì, vabbè, voglio dire, Gigi è rimasto con noi fino al 1980, voglio dire, non è che sono 6 annette, nell'80 già noi lavoravamo da circa 15 anni, e quindi è rimasto con noi intimamente legato anche dal punto di vista amicale, per cui qualche anno fa, quando a Cefalù abbiamo riproposto uno spettacolo con la formazione al completo, cioè di 5 elementi dei primi anni, ci è sembrato come se non lo avessimo lasciato per un momento, e lo abbiamo ripreso nel senso buono, ripreso non nel senso di rimproverarlo, lo abbiamo ripreso con la telecamera. C'ha nel novero dei cavernicoli, e abbiamo avuto il piacere di riproporre i nostri spettacoli in quattro, assieme a noi tre più Pio, il quale poi 2 anni fa ha avuto questo, questo malanno, problema, esatto. E che noi speriamo presto possa, così come pare abbia qualche sintomo di miglioramento, possa presto o prima o poi essere di nuovo con noi, essere sveglio e attivo come insieme a Pio. Ma funziona sempre così? Cioè, voi non siete dotati di parola? No, io vorrei dire una cosa. Ma perché lui, Gigi è vigile, quindi lui vigila, non fa niente, è messo là. Però hai dimenticato il fischetto, Gigi, quindi non puoi neanche fischiare. Io posso dire una cosa, tanto perché io parlo pure io. No. Esatto. E vorrei dire questo, tutto quello che ha detto Nico Marino, l'avrei detto pure io. Esattamente. Io mi concordo. Esattamente come? Vorrei ricordare una cosa, vorrei ricordare che Gigi appartiene alla coppia
di quei famosi vigili che sono venuti su tutti i giornali d'Italia, sì, che negli anni 80, alla fine degli anni 70, fecero la, sui giornali uscì questa come notizia. Mm-hmm. Poi le cose andarono che, diversamente, che però ha contravvenzionato la banda musicale perché era in contro senso. Però quando si dice camurruso, diciamo, meticolosi e precisi, no? Suonava una marcia indietro. Bella chi sta, mi piace.